trombettieri avvisassero il pubblico di scansarsi in relazione alla mancanza di visibilità del resto della strada, e i tamburini non facevano altro che enfatizzare questo richiamo dei trombettieri. Allora, ormai diviene un residuato della storia, pubblico dalla corsa, ma la vera corsa è quella che si può vedere a Sardia di Sedilo o a Sagarrele Nante di Santu Lussurgiu, dove il pubblico si scansa. Certo che è rischioso, certo che ci sono norme di sicurezza pubblica, ma lo spettacolo tradizionale non vuole le transenne. Ecco, nel frattempo stiamo assistendo alla salita del quintetto di cavalieri che scenderanno lungo il percorso. Sì, a questo punto una sorta di comunicazione di servizio: prima di mandare in onda la pubblicità aspettiamo che questi 5 cavalieri abbiano effettuato le loro discese, andremo in pubblicità. Ma degli asini, è una cosa da interpretare in maniera irriverente oppure cosa? Ho visto di recente un filmato della Sardegna del 1957 realizzato dall'avvocato Raffaele Sanna. Ebbene, insieme ai cavalieri ci sono gli asini. Allora, la Sardegna di quel tempo, che tra l'altro si è cercato di rendere assetico, no? Condannando le maschere, vedendo, ecco, sta partendo il famosissimo Melanzana, Antonio Fiori. Ecco la sua discesa. Peccato. Allora, come ogni fantino che si rispetti, Palio di Siena insegna, questo ha anche un soprannome. Il pubblico ha rumoreggiato, evidentemente è una figura tradizionale di questa manifestazione. Sì, ha fatto riferimento al soprannome di Melanzana, veterano di decine di sartiglie, onorato da numerose stelle. Ancorché, vero, in questa occasione non sia stato fortunato. Ancora ecco una discesa. Giuseppe Secchi porta il numero 91, vediamo la sua discesa veloce. Peccato, ha toccato la stella, non è riuscito a centrare il bersaglio. Parlavamo di asini intesi come anche in maschera Mavaza. Le maschere cattive, quelle che dovevano rallegrare il carnevale e che facevano parte della sfilata del carnevale. Oggi invece, dal 1973, c'è il corteo di Eleonora, vero? Ad aprire. Ed ecco che la scende vicella. Angelo Tedde. Bellissima! Ha centrato la quinta stella Angelo Tedde. Giustamente veniva commentato dallo speaker ufficiale che è stata una bellissima discesa coronata da un'altrettanto bellissima, chiamiamola, centratura, come dicevi tu prima, Sandro. Sì, terzo cavaliere del quintetto che abbiamo visto poc'anzi risalire il percorso, ancora due, staremo a vedere, questo è una sorta di preavviso per i tecnici. Nostri colleghi che stanno lavorando negli studi sia di Sardegna 1 che di Nova. Abbiamo visto la risalita del cavaliere che adesso verrà premiato con il consueto anche per lui stella d'argento, consueto giro di stella sull'elsa della spada, riceve anche lui l'ovazione da parte dei tamburini. E tutto è pronto per la premiazione. Si tratta dei Suonponitori dello scorso anno, della domenica 22 febbraio. Dunque, dopo un anno è ancora a cavallo, non più come componitori, ma ha vinto la sua sfida con la stella infilzando. Angelo Tedde viene premiato dal dottor Giuseppe Incompiantino. E questo è il momento della presa che ci viene offerto da Robertino De Martis, mentre a premiare il cavaliere, vedete inquadrato da Robertino De Martis, Giuseppe Sofiantini. Sì, Giuseppe Sofiantini, noto ai lui, alle cronache, per quanto ha dovuto
sopportare, che comunque è rimasto vicino alla Sardegna. Sento una collega che chiede la linea, te la diamo volentieri. Abbiamo Patrizia Mocci giù insieme a Maurizio Pinna. Sì, subito dopo la premiazione ci avvicineremo a lui e gli chiederemo qualche commento su questa manifestazione. Sì, intanto puoi avvicinare il microfono per vedere di carpire qualche commento che lo stesso Soffiantini magari indirizza verso il cavaliere che ha centrato la stella, ma vedo ecco che ce l'hai raggiunto. A te la linea. Buona stella per tutta la vita. Beh, è stato un bel commento. Sì, telegrafo letteralmente portato via dal... Al quale volevo chiedere che problemi comporta il servizio d'ordine per una manifestazione come questa. Ecco, subito dopo la discesa. I problemi sono discesa. Più che altro di contenimento delle persone che tentano chiaramente di avvicinarsi alla pista per poter vedere meglio la manifestazione. Però direi che quest'anno abbiamo portato fortuna. Quest'anno c'è stato anche un miglioramento nell'organizzazione, favorevole, con meno gente in pista. E quindi penso che l'organizzazione sicuramente ne risente. Lo so, purtroppo però ci sono delle disposizioni abbastanza rigide per il contenimento anche dei giornalisti e dei fotografi, però con un po' di collaborazione reciproca si può fare tutto, come sempre. Particolari difficoltà? Ma nessuna, ormai è una manifestazione consolidata, una bellissima manifestazione, fa piacere a tutti che le cose vadano bene, ecco, quindi è un piacere per tutti. Bene, ringraziamo il dottor Frattini e ti passo la linea a Pierluigi. Grazie Patrizia, abbiamo visto quest'altra bellissima presa, il cavaliere che adesso sta risalendo per ricevere il premio, e Andrea Lombardi. Allora, viene annunciata la presenza di Sara Simeoni, che è in città dalla giornata di ieri. Per l'organizzazione del CONI provinciale ha provveduto a consegnare dei premi che sono messi particolarmente in luce negli ultimi decenni. Sara Simeoni, ospite di Oristano, eccola che attende il cavaliere. Sara Simeoni, campionessa mondiale, amica con la forma di atleta per partecipare a delle gare. Mentre da un paio d'anni viene qua per propaganda sportiva praticamente, e adesso viene coinvolta anche in questo tipo di manifestazione che comunque allo sport si avvicina moltissimo. Ecco, sì, devo fare un'intervista adesso la collega. Sì, sono qua con Sara Simeoni, a quale chiediamo un commento. Ma è la prima volta che assisto alla Sartiglia, devo dire che è entusiasmante. Poi insomma c'è una partecipazione proprio del pubblico, anche per noi che veniamo da fuori, no, assistere, però la trovo molto molto bella. Poi ho avuto modo anche di vedere la vestizione, quindi di seguire dall'inizio. Bello. Grazie mille a Sara Simeoni, passiamo di nuovo la linea a Pierluigi. Grazie Marielle, mentre gruppo. Quindi tra pochi istanti daremo la linea anche allo studio per le relative pubblicità. Rullare dei tamburi, è iniziata la corsa sfrenata. Eccolo che arriva. Bellissima, molto veloce. Peccato, Pasquale Morgillo non ha risultato negativo per quanto riguarda il coglimento del foro della stella, e linea agli studi per la pubblicità.